Mediacom Lab insieme a CBA ha oggi presentato gli interessanti risultati di una ricerca realizzata sull'e-commerce da un punto di vista un po' diverso, che analizza un po' qual è la relazione che questi nuovi brand direct to consumer costruiscono con il consumatore. Innanzitutto, perché questa ricerca e qual è la strategia che sta dietro alla realizzazione di queste indagini? Sì, allora fondamentalmente la ricerca, come vi abbiamo raccontato, nasce un po' da una chiacchierata all'interno di WPP con CBA e con altri colleghi del gruppo legata al mondo dell'e-commerce, per cui ognuno con la sua casacca e con la sua esperienza ha provato così a dare un punto di vista. Da lì ci siamo accorti che ci sono tante cose che non sapevamo, se non ovviamente chi del media si occupa di conversione di KPI, delle solite cose che ogni giorno condividiamo con i clienti, chi invece probabilmente lavora più sulla parte del packaging e della posizione dei servizi. Allora abbiamo messo insieme le forze e abbiamo detto proviamo a scoprire cosa non sappiamo, perché questo prevalentemente è la curiosità alla base di questa ricerca. Riassumiamo un po' in brevissimo i risultati. Innanzitutto è emerso che l'e-commerce non è soltanto una questione di prezzo, i consumatori cercano anche l'esperienza. Sempre di più, sempre di più. Se qualche anno fa il prezzo era la discriminante, per cui vado su internet che faccio l'affare, o vado su internet o sul sito perché risparmio, oggi la variabile prezzo per molti cluster che abbiamo visto è ancora un tema, ma la capacità di avere un delivery più veloce, in questo Amazon ovviamente ha abituato tutti a uno standard molto alto, piuttosto che trovare dei prodotti o avere dei servizi custom da parte delle aziende, sta sempre più diventando un elemento distintivo per cui i consumatori fanno delle scelte. Si è parlato di Direct to Consumer Revolution, ecco, in che cosa consiste? In che cosa questi brand che si rivolgono direttamente al consumatore si differenziano dagli altri? Sì, quello che abbiamo analizzato insieme a CBA è fondamentalmente che molte delle startup e dei casi di successo, soprattutto americani, sono completamente destrutturati rispetto a una filiera tradizionale del marketing, e questo gli consente di essere diretti in prima linea sul consumatore. Sono bravi e molto bravi a utilizzare tutti gli insight del digitale per capire e velocemente addrizzare o il prodotto o il servizio e la relazione col consumatore, e questo probabilmente è uno degli elementi su cui le grandi aziende, le multinazionali dovranno cominciare a ragionare in termini di approccio al canale digitale, alla digitazione dello scaffale. Come utilizzerete gli insight raccolti da questa ricerca? Li avete già presentati ai clienti? Quali riscontri avete avuto? Sì, devo dire molto positivi, perché abbiamo ovviamente per DNA cerchiamo di essere molto pragmatici, per cui tutto quello che è stato fatto a livello di ricerca poi è riconducibile a dei cluster e è una possibilità di essere targettizzati attraverso programmatiche nella nostra DMP. Per cui dal punto di vista tecnico sono tutti facilmente ricontattabili, ma non è tanto solo un tema di contatto media, ma abbiamo capito che a seconda dell'attitudine del consumatore e a seconda dei servizi che ci sono online possiamo costruire dei contenuti completamente diversi. Come sta andando questo 2019, prima metà dell'anno, e prospettive per la chiusura? Sì, diciamo che è un anno particolarmente difficile dal punto di vista del mercato in generale, voglio dire non solo pubblicitario, ma mercato che riguarda tutti noi italiani. Mediacom va particolarmente bene, nel senso che siamo reduci da un'annata, chiusura di 2018, ricca di new business. Anche quest'anno abbiamo diversi new business, cui siamo alcuni in difesa, alcuni in attacco, però direi che per attitudine siamo molto positivi e guardiamo avanti.